Ma da dove arriva questo corridore che ha proiettato il ciclismo verso il 2000? Francesco viene al mondo il 19 giugno 1951 a Palù di Giovo, località trentina della Val di Cembra, da Ignazio e Cecilia Simoni. Quando a 17 anni comincia a manifestare passione per il ciclismo, tifa per il francese Jacques Anquetil. Tre fratelli sono già corridori: Aldo, popolarissimo, Enzo e Diego. Ma di casa mia si è sempre parlato molto di ciclismo, perché da quando sono nato Aldo ha cominciato proprio a correre. Quando nel 1969, a 18 anni, comincia a correre con la US Monte Corona di Giovo, è alto, magro, con i piedi piatti. Nei tre anni da dilettante vince 47 corse, 6 maglie azzurre all'attivo. Lo vede Valdemaro Bartolozzi, che dirige la Filotex, dove c'è già Aldo, e se lo assicura. Mamma Cilia risponde così al tecnico che assicura un grande avvenire nel ciclismo per il figlio. Va bene. Lei dice che farà di Francesco un grande corridore. Sappia che mi porta via un grande contadino. È il 1973. Francesco passa a professionista, ma accusa il salto di categoria. Va al Giro, dove Merckx spopola a fare apprendistato. Vince la Bolsena Firenze davanti a Poggiali. A 22 anni, senza aver mai visto un metro di pavé, si presenta alla Parigi-Roubaix. Corre come un veterano, tenendo d'occhio De Vlaeminck. Appena il fiammingo tentenna, lui parte, ma la sfortuna lo frena. Buca e il belga rientra. Sembra che si vada verso uno sprint a due, ma Moser cade e De Vlaeminck vince la sua seconda Roubaix. Francesco è secondo a 57 secondi. L'amore per quelle strade infami è sbocciato. Chiude la stagione vincendo a Brescia il trofeo Baracchi in coppia con l'olandese Roy Schuiten. Con 19 vittorie si chiude un anno splendido. Nel 1975 salta il Giro, che si concluderà sullo Stelvio. Il percorso non è adatto a lui. Punta tutto sul Tour de France. Si parte da Charleroi, in Belgio, con il grande Eddy strafavorito. I francesi confidano in Thévenet. In fondo ai 6.250 metri del cronoprologo, Francesco Moser trova la gioia della sua prima maglia gialla. La tiene per una settimana e la impreziosisce con la vittoria di tappa di Angoulême. Avevo fatto il tour per la prima e l'unica volta. Ho preso la maglia gialla a Charleroi in un prologo difficilissimo in mezzo a questa città che è tutta salita e discesa, c'era di tutto, pavè, curve, rotaie, credo che ogni cosa che c'è nelle strade, buche, e so che insomma io nelle curve andavo forte, ho rischiato anche un po' per dire, e credo che ho vinto sì perché andavo forte, ma anche perché c'era questo, questo percorso che era abbastanza pericoloso e bisognava affrontarlo sempre al limite delle possibilità, insomma bastava stare in piedi, insomma. Certo. Quel tour del 75 soprattutto c'erano gli occhi puntati su questo fenomeno, Eddy Merckx che puntava credo alla sesta vittoria, che mai nessuno c'era riuscito prima. No, Merckx veniva da un'annata un po' strana, aveva avuto problemi, non aveva fatto il Giro d'Italia, mi ricordo che aveva partecipato anche lui al Dauphiné di Beredo, c'ero anch'io, perché era stato un po' di tempo fermo e non andava neanche lì, e so che un giorno ha preso proprio una di quelle crisi, l'abbiamo trovato sulla salita che andava a destra e a sinistra della strada. Poi dopo il tour era ancora lontano, si è preparato, è arrivato al tour e andava abbastanza, non è che non andasse, però dopo ha trovato Thévenet che in salita è andato più forte e evidentemente Merckx era già nella fase calante, ecco, perché se era il Merckx vero non credo che non perdeva. In quel 75 Moser quanti anni aveva? 24-25? No? Nel 75 aveva 24 anni, aveva 51. Nel 51 24 anni, come... C'era un po' di paura di affrontare per la prima volta questa grande corsa tappa? No, avevo saltato anch'io il Giro perché era troppo difficile il percorso e con la squadra, con quei tempi era la Filotex, il direttore sportivo era Bartolozzi con Vannucci, si decise di non partecipare al Giro e fare il tour. C'era stata anche parecchie polemiche perché la Gazzetta non aveva apprezzato molto la mia scelta, no? Ma comunque credo che ognuno è libero di fare quello che vuole. Anche Cuneo quest'anno non ha fatto il Giro per fare il tour e adesso vediamo quando cominceranno le salite se sarà in grado
tenere testa ai migliori, insomma, questo, io credo che ne abbia le possibilità, dipenderà un po' anche dalla condizione. E che effetto faceva quella prima sera arrivando in albergo Charleroi essere davanti a Merckx? Anche solo che secondi, però. Insomma, è stata una bella cosa. Io avevo già fatto di queste gare a cronometro brevi, ne ho già vinte, sapevo di poter fare una bella corsa, però vincere era un po', insomma, non era nelle previsioni, no? E mi ricordo che lì c'erano molti italiani, perché Charleroi è la zona dei minatori, certo. E c'erano venuti anche tutti all'albergo la sera, erano contenti perché vincere in casa di Merckx, perché eravamo in Belgio, e loro che erano un po', come dire, anche sempre sottomessi, se vogliamo, a sti belgi, perché erano lì a lavorare, non è che gli facevano i punti d'oro, no? Erano, e allora era una rivincita, ecco, per loro. La maglia gialla che il giovane Moser, il giovane Francesco, si tiene per 4-5 tappe. Per una settimana. Per una settimana. E poi l'ho perso alla cronometro. E poi con la cronometro. Ma si vede che per la cronometro non era ancora il top, Moser. No, era un altro percorso. E poi ero un po' nervoso e ho perso anche di più di quello che dovevo perdere, non lo so, tutto non era andato per il verso, perché il giorno dopo, per dire, ho vinto la tappa. Ha vinto la tappa. In volata, e dopo ho avuto questa caduta sui Pirenei che mi ha un po' penalizzato per quello che riguarda la classifica, che poi ero arrivato settimo alla fine, ma avevo vinto la maglia dei giovani. E avevo fatto diversi piazzamenti, insomma, in altre tappe, secondo, terzo, sì, sì, cioè, sì. Era andata abbastanza bene per, ecco, per essere la prima volta al Tour. E poi però non ci sono più tornato, perché io dovevo sempre fare il giro, e il giro io lo dovevo fare sempre al massimo, e avere la maglia e tentare di vincerlo, perché ho fatto in quegli anni lì poi 3 secondi, ho fatto sempre piazzato, sempre con la maglia rosa, magari per una settimana, per qualche giorno, e fare 2 corse a tappe a me non è che piaceva molto, no? E così non sono mai andato. Forse adesso credo che sarei obbligato, nelle condizioni che ero allora, insomma, a partecipare anche al Tour, ma a quei tempi non era così proprio come oggi. Per noi era importante correre in Italia, e se uno faceva dei bei risultati, io a parte che facevo risultati anche nelle classiche, e poi poter fare le classiche, i giri e tutto era anche pesante, perciò la scelta era stata quella un po'. E così non avevamo tentato anche di andare una volta o due, ma poi alla fine non il gioco non valeva la candela. Ma sì, anche quello, perché noi avevamo tutte le nostre corse qui in Italia, i circuiti e tutto quanto, andare lì bisognava rinunciare a tutto, e anche magari rischiare di non fare bella figura, anche se provarci non sarebbe stato male. Ecco, comunque le cose sono così, non si può tornare mai indietro, no? A Pescara batte Lualdi e Conti e conquista la prima maglia tricolore. Diventa Kaiser Franz. Nel finale di stagione c'è il Giro di Lombardia. Per l'altimetria con il muro di Sormano e 2 volte l'Intelvi è simile a una grande tappa alpina. Francesco, dopo le critiche, ne fa una questione d'onore. A Como, sotto una pioggia battente, è lui a passare con le braccia al cielo davanti a Enrico Paolini. È in atto una vivace polemica perché Moser, il favorito numero uno del campionato mondiale, non gradisce la presenza in squadra di Baron Kelly, ieri terzo dopo tante prove deludenti. Ma se lui corre come ha corso fino adesso, che tra lui e la sua squadra non ha cercato altro che di ostacolarmi, non lo voglio assolutamente. Se i suoi direttori sportivi e lui prometteranno che la corsa verrà fatta una corsa di squadra, come non fosse esistito nient'altro prima fra di noi, allora per me va anche bene, perché penso che essere una punta sola neutralizzato me è neutralizzata una intera squadra. Se lui va forte e viene a questa corsa e fa, diciamo, l'uomo di contropiede o di una fuga a distanza, non lo so, per infastidire gli altri, per me va anche bene. E poi io preferisco anche che vengano dei miei compagni nella squadra nazionale, perché di quelli mi fido al 100%. Io mi metto fra i favoriti, perché adesso ho già anche una certa esperienza, perché ho già fatto 2 campionati del mondo e so come correre. Penso che certi sbagli che ho fatto fino adesso non li ripeterò. Questa volta sarà quella buona.
Ma io me lo augurerei per me e per tutti gli italiani, che penso che ci tengano, non importa chi vince, ma basta che vinca un italiano il campionato del mondo e è sempre una grossa cosa. Tra il 1976 e il 1977 Moser si mette al collo 3 medaglie mondiali. La prima nel 76 a Ostuni, è d'argento dietro al belga Freddy Mertens, più veloce e più scaltro. La stagione si è aperta con Francesco che indossa una nuova maglia, quella della Sanson, e con un Fiandre chiuso al secondo posto dopo aver dominato. Per i belgi questa corsa vale più del mondiale, ma per la condotta di gara tenuta fischiano il connazionale Plankaert, vincitore, mentre sale sul podio. Al giro, tappa di Ostuni, batte a cronometro Felice Gimondi e indossa la prima maglia rosa sfilata dalle spalle di Johan de Muynck. La sua gioia però dura poco. Il giorno seguente una gastroenterite lo mette KO. È il 1977, 4 settembre. Nella piccola città venezuelana di San Cristobal si corre il mondiale. Sole tropicale e acquazzoni si alternano in continuazione. Davanti rimangono Moser, Bitossi, Saronni, Mertens e Turao. Quando sotto il diluvio Francesco allunga, è solo il tedesco che gli tiene la ruota. La volata non ha storia e Moser è campione del mondo. Dopo l'arrivo urta una moto, cade, si procura un taglio al sopracciglio sinistro. Sale sul podio con la maglia azzurra macchiata di sangue. Non c'era bisogno di cadere perché mi ricordassi per sempre di questo giorno, ma va bene così. Commenta. Francesco Moser entra nella storia. Passano poi gli anni, vabbè, non c'è più il Tour de France, però credo che arrivi una maglia, quella colorata di campione del mondo, no, in Venezuela. Sì, 2 anni dopo, nel 77. Forse la prima grande vittoria sua, no? Sì, beh, anche Lombardia, forse avevo vinto il Giro di Lombardia e altre classiche, però il campionato del mondo era una cosa importante. Avevo fatto secondo a Ostuni nel 76 e poi nel 77 ho fatto primo a San Cristobal e nel 78 di nuovo secondo, e in questa volata un po', diciamo, al cardiopalma. Si presenta ad Adenau in Germania per il mondiale con una forma strepitosa. Nell'ultimo giro sul circuito del Nürburgring si trova in testa con l'olandese Gerry Knetemann. I fuggitivi, parole di Francesco, hanno 2 certezze: lui di vincere, l'olandese di perdere. Ma al photo finish è la maglia arancione di Knetemann a passare davanti. Moser è stravolto. Per quasi un'ora non riesce a parlare. Rimarrà la più grande delusione della sua carriera. A Como vince in Lombardia e con esso il Super Prestige. L'approccio di Moser con la Roubaix era stato ottimo. 2 secondi posti, un quinto e un tredicesimo. Ma la vittoria non arriva fino a quella domenica di metà aprile. Siamo nel 1978. Persino tutto il calcio minuto per minuto alla radio viene interrotto. La linea viene ceduta a Roubaix, dove un italiano è in fuga da 20 km. È lui, è Francesco Moser. Vola su quelle pietre antiche coperte di fango. Vincere così tanti Roubaix come ha fatto lei, cosa c'era di particolare nel suo fisico per vincere? Non so. Ma credo che per la Roubaix uno o è tagliato di natura, insomma, o ha certe caratteristiche fisiche, psicologiche, oppure la Parigi-Roubaix che non ci vada neanche, insomma, perché abbiamo visto tanti corridori che, pur vincendo tante classiche, tante corse, andavano a Roubaix e non riuscivano a concludere niente. È una corsa difficile perché la corsa è molto individuale, perché quando si arriva nel pavé a ruota, insomma, conta, ma non è che conta molto, no? Poi bisogna anche saperci andare nel pavé e avere il rendimento, saper spingere il rapporto quando è ora di fare la differenza, e non tutti lo sanno fare, insomma. Ma poi credo che sia proprio una questione di pelle, ecco. Non è che uno dice mi preparo per la Roubaix. Io la prima volta che l'ho fatta non ho mai visto il pavé e ho fatto secondo, ho rischiato di vincere nel 75, era prima del tour, insomma, era stato la stessa anno, sì.